Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto sott'acqua con Photoshop. Si tratta sostanzialmente di mescolare due immagini, la figura di un'immagine con l'immagine di un ambiente sottomarino, mescolare le due componenti e farle risultare assolutamente realistiche. Vediamo subito come. Chiaramente partiamo da un'immagine in cui la modella fotografata, come in questo caso, si trova in una posa che risulterebbe molto realistica ed efficace anche appunto sott'acqua. La prima cosa da fare è andare a selezionare la figura. Possiamo rimuovere lo sfondo o selezionare la figura. In ogni caso ci conviene fare un duplicato di livello originale, quindi andiamo a selezionarlo e a portarlo nella parte bassa del pannello livelli, qui dove c'è l'iconcina crea nuovo livello, dopodiché andiamo a nascondere il livello principale. Sul livello copiato, selezionato, ci spostiamo sul menu selezione. Selezioniamo soggetto. Questo è uno dei tanti modi per poter selezionare il soggetto principale. Adesso che il soggetto è stato selezionato dal programma, andiamo naturalmente a migliorare quelle che possono essere alcune sbavature nella selezione. Per esempio faccio uno zoom in avanti con la combinazione di tasti alto più scroll del mouse e vado a sistemare alcune piccole inesattezze dovute alla prima selezione. Seleziono lo strumento selezione rapida con una punta da 8, modalità aggiungi, e vado ad aggiungere questa parte di selezione. Passo alla modalità meno per eventualmente togliere alcune parti di selezione esterne alla selezione principale, come dei puntini o dei piccoli riquadri o cerchi. Un accorgimento che può essere utile è che per spostarmi dalla modalità aggiungi selezione o sottrai selezione posso semplicemente premere il tasto Alt da tastiera. Qui magari per incorporare questo laccio del vestito vado a selezionare lo strumento lazzo poligonale, modalità aggiungi selezione, in modo da aggiungere questa selezione alla selezione già attiva. Ora mi sposto nel pannello livelli, con il livello selezionato vado in basso nella parte dove c'è l'iconcina della maschera e faccio un clic. Ecco come la selezione è stata incorporata all'interno della maschera, isolando tutto il resto, quindi in questo caso lo sfondo. Posso andare eventualmente a fare ulteriori migliorie, magari eliminando, selezionando la maschera, anche queste parti di nero a destra della selezione, magari utilizzando lo strumento penna in modalità appunto colore nero. Ricordiamoci sempre che la figura, una volta immersa in un ambiente sottomarino, chiaramente alcuni di questi dettagli non saranno pienamente visibili proprio perché si troveranno sostanzialmente camuffati all'interno di uno strato colore diverso da quello originale da cui è stata estrapolata l'immagine, o meglio la figura. A questo punto andiamo a inserire su questo livello l'immagine, la fotografia del nostro ambiente sottomarino, il nostro ambiente sott'acqua. Ed eccolo qua. Chiaramente io posso andare con lo strumento selezione a riposizionarlo come meglio credo, l'importante è che sia sostanzialmente abbastanza centrato rispetto alla figura selezionata. Per farlo posso anche andare a diminuire l'opacità in modo da avere un'idea abbastanza realistica della posizione dell'immagine, che deve essere comunque abbastanza grande da poter coprire sia in altezza che in larghezza la figura selezionata. Torno sul livello dell'ambiente sottomarino e vado a ripristinare l'opacità al 100%. Magari con lo strumento taglierino mi sposto sul livello principale, annullo eventuali parametri di ridimensionamento che erano stati impostati nei campi del ritaglio che si trovano nella parte del pannello dinamico nella parte superiore e vado a ritagliare l'immagine in modo da farla combaciare con il livello appena aggiunto. Poi vado a confermare dalla parte superiore del pannello dinamico. Torno sul livello sott'acqua e vado dal menu dei metodi di diffusione ad associare un metodo di diffusione colore. Comincia a essere realistica.
A questo punto, con il livello sottomarino selezionato, lo vado a duplicare, quindi lo trascino nella parte bassa del pannello livelli, qui sull'iconcina crea nuovo livello, e sulla copia vado a riaprire il menu del metodo di fusione e vado ad associare un metodo di fusione luce intensa. Ed ecco qua, non mi serve nient'altro. Entrambi i livelli agiscono sulla selezione che si trova sulla maschera. A questo punto non ci resta che esportare la nostra immagine e utilizzarla per i nostri scopi, magari per la nostra campagna pubblicitaria. Parlando di selezioni, chiaramente Photoshop ci mette a disposizione tutta una serie di strumenti efficaci e professionali per realizzare in modo semplice delle selezioni che altrimenti sarebbero complesse. Guarda questo video e ti mostro come fare. Ciao, grazie e al prossimo video!